stand di Cavallo Magazine in questa 125esima Fiera Cavalli di Verona. Sono venuti a trovarci alcuni atleti del completo azzurro. In questo momento abbiamo dei cavalieri senior e tra poco arriveranno anche alcuni componenti del team Young Rider e Junior. Prima di passare alle domande farei una premessa, e cioè dicendo che l'Italia si è qualificata per le Olimpiadi di Parigi con un turno di anticipo e una precisazione: su alcune testate era stato scritto, secondo noi erroneamente, che l'Italia si era qualificata per il ritiro della Spagna. In realtà non è così, perché l'Italia si è qualificata essendo seconda nella classifica generale del circuito e perché nella tappa finale di Bökelö, sul campo difficile come quello, la Spagna avrebbe dovuto vincere e noi arrivare ultimi, quindi si sono ritirati perché hanno pensato che non era probabile, forse impossibile. Quindi noi abbiamo comunque guadagnato la qualifica con un turno di anticipo, come era successo già per le Olimpiadi di Tokyo. Ecco, dietro questo successo del completo azzurro c'è un lavoro, e chiediamo a Francesco Girardi, che è direttore sportivo di tutte le discipline della FISE, di raccontarci, se possibile brevemente, questo lavoro che è stato fatto. Buonasera, sì, il lavoro parte da lontano, parte innanzitutto con l'impegno di questi ragazzi che sono sono sia in Italia ma anche all'estero, in Inghilterra, in Germania, in Francia. È un lavoro delle loro scuderie, dei loro team, quindi innanzitutto il ringraziamento da parte della federazione va alle loro organizzazioni, che devono essere messe in primo piano. E noi abbiamo ovviamente cercato di puntare l'obiettivo a questa qualifica, che non è così scontata, perché ormai di squadre competitive ce ne sono molte. Quindi la qualifica era su vari fronti, sia i campionati del mondo, sia i campionati europei, sia questo giro di Coppe delle Nazioni. Noi abbiamo cercato, e non è facile, di essere presenti a tutte le Coppe delle Nazioni, ai campionati europei con una squadra competitiva, ai campionati del mondo ovviamente dell'anno prima organizzati in Italia, ai Pratoni del Vivaro. Quindi questo lavoro un po' di tanti binomi che hanno permesso questa qualifica è stato organizzato, è stato coordinato tra la federazione e loro e le loro preparazioni personali. A questo punto passo il microfono alla mia collega Liana Aires, perché a sua volta vuole fare qualche domanda. Ecco, io avrei una domanda per Francesco Girardi, perché come molti sanno ma non tutti, stiamo parlando con un direttore sportivo, ma stiamo parlando soprattutto con un uomo di completo, perché la sua carriera sportiva è stata lì. Ecco, oggi sapere di averli qualificati per un'Olimpiade, che sensazione ti dà? Allora, la qualifica è in realtà un punto di partenza, cioè noi dobbiamo ragionare così. È una soddisfazione, è un grande orgoglio, però noi dobbiamo ragionare che è il risultato minimo e invece dobbiamo puntare subito a quello che è il vero risultato. Il vero risultato è il sogno, cioè quello di conquistare una medaglia alle Olimpiadi. Dietro, dopo quello, ovviamente c'è un buonissimo risultato, un piazzamento onorevole, perché poi noi ci confrontiamo con delle nazioni dove il completo, in questo caso questa disciplina, è diffusa in maniera completamente diversa, hanno tantissimi tesserati, hanno delle organizzazioni di gare settimanali, eccetera. Noi come Italia siamo organizzati, però ecco, cioè, ci confrontiamo contro dei veri professionisti. Allora, intanto è venuto a trovarci Jacopo Comelli, che è il CT dei team giovanili, quindi Young Rider, Juniores, eccetera.
e poi passeremo anche a lui, faremo delle domande anche sui giovani. Proseguirei però in questo momento con i senior. Come vedete qui accanto a me ci sono degli atleti, cominciando da là in fondo abbiamo Pietro Maiolino, poi Pietro Grandis, che in questo momento molto intuitivamente passa il microfono al compagno di squadra, e qui di fianco a me c'è Vittorio Panizzon, che sappiamo risiede e si allena in Inghilterra, dove i completi sono molto più frequenti che da noi e quindi è un ottimo terreno, un'ottima palestra di preparazione. Allora Pietro Maiolino, io chiederei, per poi non dilungarci più di tanto, di dirci il nome del suo cavallo e di valutare la propria stagione, come è andata? Allora, il cavallo che devo ringraziare per la qualifica individuale per le Olimpiadi di Parigi 2024 è Ferendil de Meara, è una cavalla di solo 8 anni che durante la stagione di quest'anno ha avuto una crescita notevole ed esponenziale. Sono molto contento, soddisfatto e fiero di lei, è con me da quando ha 2 anni, quindi tutto quello che è venuto insieme fin dall'inizio, quindi sono molto molto orgoglioso. L'altra cavalla che voglio ringraziare è Vita Luis, con cui settimana scorsa ho ottenuto la medaglia d'argento ai campionati italiani senior assoluti di Montelibretti. È stato un bellissimo campionato, molto molto sudato e agguerrito, per un soffio sono arrivato secondo, ma c'era un ottimo livello generale. La stagione quindi in complesso è una stagione per me molto proficua, ci sono stati qualche imprevisti, qualche difficoltà, però nel complesso soddisfacente. Ahimè è mancato l'obiettivo stagionale, che era quello dei campionati europei. Speriamo però con queste nuove leve di rifarci per l'anno prossimo, che è un anno molto 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 importante per noi e per la nostra nazione. Allora, intanto un'osservazione, una piccola osservazione. Vedete che sul bavero della giacca di Maiolino ci sono le tre frecce, non so come si chiamano, le mostrine a tre punte della cavalleria. Il colore arancione è quello della Scuola Militare di Equitazione, che è un'istituzione storica e conosciuta in tutto il mondo, eccetera. Qui di fianco a me abbiamo Vittorio Panizzon con l'uniforme dell'aeronautica, lui invece è in borghese, però ecco. Ma volevo semplicemente osservare che nel completo soprattutto, ma anche in altre specialità dell'equitazione, le forze armate danno un grossissimo supporto agli atleti, perché da noi le cose funzionano diversamente che in altri paesi, dove, per fare un esempio, in Italia nascono 900 puledri all'anno, il solo Polsho Kemmöller in Germania ne produce 3.000, e quindi è chiara la disparità di forze, per cui riuscire a ottenere certi risultati con degli strumenti, dei mezzi così inferiori è già di per sé una vittoria, però come appunto un gioco di parole, magari ci dice qualcosa Vittorio Panizzon. A questo proposito volevo ringraziare molto il Centro Sportivo Esercito e il Centro Militare di Equitazione di Montelibretti. Grazie a loro e grazie al loro supporto si riescono a ottenere dei risultati di alto livello e a conciliare l'attività sportiva con tutti i nostri impegni, e a utilizzare anche il Centro Militare di Equitazione per la nostra preparazione, nonché alle gare che ultimamente stanno andando molto molto bene. Quindi un grazie a loro, un grazie ai proprietari, un grazie ai miei tecnici, un grazie alla mia famiglia, e volevo ringraziare tutti. Giusto, mi sembra più che giusto. Dicevo, Vittorio Panizzon, che risiede in Inghilterra, a parte nominarci il cavallo o i cavalli che sta con i quali ha condotto questa stagione, raccontarci un po' com'è allenarsi in Inghilterra rispetto al nostro paese. Grazie molto per averci ospitato oggi. Ah, scusa se ti interrompo, Vittoria. Una piccola annotazione, un'anteprima. Noi sappiamo che, perché ce l'ha raccontato prima, che Vittoria ha regalato una copia della rivista prodotta da Cavallo Magazine, e interamente quel numero è interamente dedicato alla regina d'Inghilterra. Vittoria Panizzon in un'occasione sportiva l'ha regalato alla principessa Anna, che ha gradito molto, quindi la nostra rivista è anche in
in una residenza reale in Inghilterra, dove insomma è gente che di cavalli se ne intende, quindi penso che avranno apprezzato molto questo lavoro. Tornando a noi. Sì, l'ha certamente apprezzato. Quando ho visto la rivista che mi avete gentilmente regalato, ho visto che c'erano tante foto che non avevo neanche visto sulle riviste inglesi, e quindi ci ha tenuto molto a farla avere alla regina. Bene, siamo contenti di questo. Alla principessa. Bene, alla principessa, certo. Ecco, il cavallo col quale hai fatto la stagione 2023, come si chiama, che tipo di cavallo è? Negli ultimi 2 anni purtroppo non ho avuto tantissimi cavalli alto livello dovuti a infortuni, però è tornato da un infortunio Super Silius che ho avuto a Tokyo e mi ha aiutato a fare un buon risultato per l'Italia in una Coppa delle Nazioni, e poi ho portato avanti un cavallo più giovane, Jackpot, che ha iniziato a fare gare molto buone a livelli più alti, nei 4 stelle, e secondo me è molto promettente e spero tanto di poterlo portare nelle squadre italiane e spero che potrà aiutare l'Italia a prendere le medaglie. Benissimo, e com'è in Inghilterra? Cioè fai molte gare durante, molte più gare che qua, oppure dipende dal numero dei cavalli, dal tipo di impegno che vuoi mettere sulle loro groppe, diciamo così? Ci sono moltissime gare, ovviamente ogni cavallo segue il proprio percorso, però lavorando più come business ho anche altri cavalli in lavoro per proprietari di vari livelli, quindi alcuni magari non arriveranno a fare le squadre, ma comunque mi aiutano un po' col mio percorso equestre o nel frattempo comunque aiuto a pagare le bollette. Mi scuso per il piccolo disguido. Niente, allora ci passiamo la parola a questo punto a Pietro Grandis e anche il microfono. Grazie. Che a sua volta ci parla del suo cavallo brevemente e come valuta la propria stagione. È stata sicuramente una stagione positiva, la mia cavalla è Day of Glory, è una cavalla nuova a livello, mi ha permesso di partecipare a una Nations Cup quest'anno. L'obiettivo per i prossimi anni è costruire una realtà con un gruppo di cavalli solido che mi permetta di gareggiare il più possibile alle gare livello 4 stelle per fare più esperienza e riuscire a entrare prima o poi in una squadra. Sicuramente il nostro sport, come tanti sport, è fatto molto di alti e bassi, c'è sempre il giro di ruota dove hai un gruppo di cavalli che ti permette di stare a un certo livello e poi questi cavalli fanno il loro corso e quindi devi avere la capacità di essere competitivo ma sempre costruire sotto quello che è il futuro, il prossimo cavallo. Benissimo, grazie. Adesso io passerei il microfono a Jacopo Comelli che ci deve presentare i 3 ragazzi che sono arrivati adesso. Sono venuti a trovarci e sono dei giovani, come vedete, che però hanno avuto degli ottimi risultati a livello internazionale. Dobbiamo stringere un po' i nostri interventi perché abbiamo altri impegni dopo, quindi certo. Come succede in diretta. No, 2 parole, quest'anno è stato un anno fantastico a livello giovanile, abbiamo appunto ottenuto la medaglia d'oro al campionato europeo, Young Rider, e una bellissima medaglia d'argento individuale ai campionati junior. È un risultato straordinario perché non era mai successo nel completo Young Rider una medaglia d'oro, quindi è la prima della storia e è stata un'emozione indescrivibile. È una gara fantastica, vissuta fino all'ultimo secondo, abbiamo vinto per 1.20, quindi per veramente poco, e un'emozione indescrivibile. E soprattutto un bravo a questi ragazzi e ai loro istruttori che sono il motore di tutto questo risultato importantissimo. Ragazzi, presentatevi, dite i vostri nomi e fatevi conoscere. Salve, sono Pasquale Migliaccio e insieme a Edoardo abbiamo partecipato al campionato Young Rider. Ciao, sono Edoardo Fortini, sono un cavaliere di Roma e quest'anno appunto abbiamo ottenuto questo ottimo risultato a Montelibretti. Buongiorno, sono Leopoldo Petrini e quest'anno sono riuscito ad ottenere la medaglia individuale argento ai campionati europei a Montelibretti.
Jacopo Comelli, che ha appena ricevuto il premio Graziano Mancinelli come istruttore dell'anno, che soddisfazione è avere un vivaio? No, io è una grandissima soddisfazione, poi questo è l'undicesimo anno che io sono tecnico delle squadre giovanili, quindi ho vissuto anche Pietro a livello giovanile, abbiamo vinto delle medaglie con Maiolino, quindi è tutto un cursus e vedere questi ragazzi, qualcuno spero vada alle Olimpiadi, quindi è, per me è un motivo di orgoglio, ecco, averli visti piccoli, ho portato avanti dai pony, dai junior, dai young rider e vederli magari andare alle Olimpiadi l'anno prossimo sarebbe un bel sogno, ecco. Una domanda velocissima a Vittoria. Vittoria ha fatto 3 Olimpiadi, che cosa vuoi dire a questi ragazzi? Un grande in bocca al lupo, anch'io sono partita con buoni risultati junior e young rider, quindi certamente ho ottime speranze per voi, sicuramente sarete in squadra con me in futuro, spero di esserci ancora. Devo dire, non sono stata inclusa nella lista di precedenti allievi di Jacopo, perché noi invece le squadre giovanili le abbiamo fatte insieme, però lui dimostra più anime, è vero? Solo per il capello grigio. Mi raccomando, in bocca al lupo. Volevo fare una domanda a Petrini, se hai il microfono, sì. Quando non ti ha messo nella squadra, ti sei un po' arrabbiato o no? Perché poi alla fine, però, ecco, andiamo avanti, dopo mi rispondi. Perché poi alla fine hai preso la medaglia, quindi hai capito forse dopo perché lui non ti ha messo nella squadra. Ovviamente all'inizio c'è stato un po' di dispiacere, però diciamo che questa esclusione dalla squadra mi ha messo più grinta, sono entrato con più determinazione e appunto mi ha spronato e sono riuscito ad ottenere un grandissimo risultato. Bene, bravo, complimenti. Scusate, non riesco a fare le domande a tutti perché dobbiamo chiudere. L'ultima domanda è per Girardi, e cioè noi siamo qualificati, ma chi andrà alle Olimpiadi? No, chi andrà è presto, perché in realtà abbiamo tempo, abbiamo tutte le gare prossimo anno, quindi ci sarà una programmazione anche mirata, perché abbiamo dei binomi diversi, chi ha più esperienza, chi meno, a livello di cavallo soprattutto, quindi dobbiamo aspettare, diciamo, maggio 2024 per capire una squadra più delineata. Poi sapete che parteciperanno in 3 più una riserva che può essere messa in sostituzione in qualsiasi momento, quindi insomma è una gara veramente emozionante. Poi Versailles, quindi un sogno per tutti. L'augurio è che il sogno possa essere dei migliori davvero, e comunque complimenti a questi ragazzi, perché se pensiamo davvero quanti pochi cavalli abbiamo e quante cose devono succedere, cioè è un miracolo fare certi risultati. Poi forse magari mi si accuserà di essere un po' partigiano, però a me il completo è sempre piaciuto, quindi purtroppo non riesco a seguirlo come vorrei sui quotidiani eccetera, però magari mi impegno anch'io a dire qualche cosa di più. Grazie a tutti, complimenti, grazie. In bocca al lupo. Grazie mille davvero.